che si può parlare di una serie B quasi, perché sono piazze di grande tradizione, di grande spessore, di grandi tifoserie. Parliamo di Palermo, parliamo di Bari, parliamo di Avellino, parliamo di Catania, Catanzaro, Ternana, insomma, ci sono veramente, Juve Stabia, sono veramente delle piazze molto importanti. Oggi sono tutte quelle squadre che ormai sono nel girone C, sono ormai una certezza, come il Monopoli, come la stessa Cavese, un girone tosto, un girone direi quasi sicuramente una B, no? Una C. L'Avellino ha scelto Braglia, uno che appunto sa come si vince in questo campionato. Vedendo un po' le rose del girone, dove colloca la squadra di Braglia in partenza in questo momento? Visto che è arrivato anche Riccardo Maniero, che lei conosce bene. Scelta sicuramente molto molto affidabile, molto Braglia in Serie C è una certezza, un allenatore di grande esperienza, un allenatore che ha vinto, ha fatto bene anche in Serie B, conosce bene il Sud, soprattutto appunto il girone. Quindi Maniero, sono contento per Riccardo, perché è un ragazzo che con me ha dato moltissimo, anche se non era in perfette condizioni fisiche, però ha dimostrato di essere uomo e di dare tutto sul campo, quindi lo devo solo che ringraziare. Sono contento che sia andato ad Avellino e gli auguro il meglio. Se non ricordo male, c'è stata pure la possibilità quando giocava di arrivare in biancoverde qualche volta. Ma questo è vero, ogni anno c'è sempre stata la richiesta dell'Avellino, poi per un motivo o per l'altro non ci sono mai venuto, ma mi sarebbe piaciuto, perché Avellino è una piazza che rispecchia un po' le mie caratteristiche, molto passionale, molto, molto focosa e di grande tradizione, quindi sì, è vero.